Un sorriso è la chiave universale della porta dell'anima del mondo, l'apertura di una via confidenziale che colpisce il pensiero più profondo. Nel suo fare c'è un disegno luminoso che si traspare dal buio più completo e l'immagine di un confronto dignitoso che rivela ad ogni mente il suo segreto. È prezioso quando al mare c'è burrasca, quando l'aria è intrisa di rancore. Spegni il fuoco della carica rinfresca, stende un velo che rilancia il buon umore. Quando l'occhio si fa gelido di istante e la pianta del furore si è insinuata, la sua luce gli fa perdere la costante, che gioisce per la pace ritrovata. È l'impero del sorriso che prevale, sulla notte incupidita degli umori, ne vanifica il silenzio che scompare e la voce del perdono degli errori. Vorrei essere nato privo di sentimenti, per non soffrire nei brutti momenti. Ma scrivendo su un foglio con questa matita ho capito che senza sentimenti non ci sarebbe vita. Amore e appartenenza per la mia terra, qui sono nato e sto crescendo col morale a terra. È inutile restare, niente cambierà, meglio volare via verso la libertà. Io parlo poco, ascolto e osservo tanto, e poi scrivo, 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 scrivo tanto le mie emozioni. Scrivo di un sorriso, scrivo di un pianto. Cazzone, sai di me, di tutto quello che ho fatto. Rispetto per il tuo sangue, clemente e Rocco Hunt, che hanno dato una scossa a sta cazzo di realtà. Io rappo da quando non avevo peli pubblici, e rap non c'era nei luoghi pubblici. Adesso tutti rapper, ma io non cambio strada. Mi state sul cazzo come le bici ad Amsterdam. Sul web tutti i geni, commenti visti, rivisti. Sono talmente incazzato nero che mi fanno i cori razzisti.
Buonasera e benvenuti alla 25esima puntata del Calcio è Servito. Questa sera siamo ospiti del Texas Caffè Grill Restaurant a Pero in Via Monti 54. Poi avremo modo di presentarlo perché poi faremo un'intervista al titolare, presenteremo un po' di attività. Alla mia destra Giulia Polloli, ecco, vedi, lo sapevo, Polloli, che è una giornalista di Milan News e io ho il piacere di guardare le partite del Milan al suo fianco, è vero? Eccolo qua. Verissimo Gaetano, buonasera a tutti quanti. Sì, noi siamo compagni di Tribuna Stampa e tutte compagni le volte, di merende. Compagni di merende, no, compagni di merende, però è brutta. Cioè, no, altrimenti, cioè chi fa Pacciani dei due? No, dai, diciamo, era una battuta. Siamo compagni di avventura in questa avventura di quest'anno che non è tanto rosea. Eh no, purtroppo i risultati non ci lasciano dormire sonni tranquilli, anche se devo dire che invece dal piano, dal punto di vista del gioco, da un mese a sta parte vediamo bene, qualche cosa in più. Te condividi molto di quello che penso io. Andiamo avanti perché questa sera sarò un po' polemico. Allora, Michael Cuomo ha un cognome, mi sembra di stare a New York, Michael Cuomo, e lui è un mio conterraneo, di origine di Nocera Inferiore, infatti saluto il paese, i parenti. Vedi che è in onda domani sera in tutta la Campania e il Basso Lazio, siamo in onda alle ore 22:30 su TLA, canale 93 del digitale terrestre. Infatti ho già avvisato... Hai già avvisato? Sì. Tutti? Allora, per presentarti, sei un giovane, non sembra, ma ha solo 18 anni. Alla tua età, Pierangelo. Oh no, Michael. Giusto. Poi si fa delle foto. Lui su Facebook fa delle foto. Sta sempre con una ragazza. Non so. E perché non è qua? No, sta a casa la ragazza. Diglielo. Tutte illusioni. In realtà sono single, purtroppo. Vabbè, su Facebook sei con una ragazza che è in una. Questi ragazzi oggi, Giulia. Immaginate questa scena. Lui steso. C'è una ragazza che fa una verticale e lo bacia. Andatela a vedere questa. Ma che è là? È una ex fidanzata. È una ex fidanzata. Lavorava al Circo Togni. Oh. Va bene, ok. Poi alla mia sinistra, Pierangelo Rigatieri, il nostro critica trita tutto. Oh no. Sì, buonasera Gaetano, buonasera a tutti gli spettatori. Stasera. Io sarò critico questa sera, te lo dico. Ci invertiamo? Dai, aspetta, mi siedo lì. No, okay. Perché Pierangelo questa sera devo attaccare un signore. Nome? No. Dopo? Va bene, dai. Alla tua sinistra hai il piacere di avere... Grande firma internazionale, attenzione. Internazionale, vedi, Pierangelo anche quando non è ospite ci segue alla grande, allora lui sa già. Sa tutto, lui... Anche perché tu sai che è il mio settore. Io... È il tuo settore, bravo, già, infatti tu lavori per una compagnia. Facciamo servizi di catering, quindi più o meno i cuochi. Bravo, sì. Stai. Il più grande chef. Esagerato. Internazionale. Italia, poi anche lui è un mio conterraneo. Assolutamente sì. Buonasera a tutti. Saluta gli amici di Pozzuoli. Vabbè, carissimi amici di Pozzuoli, un grande abbraccio e bene, stasera divertiamoci con questa. Facciamo un saluto alla titolare, si dice bene, dell'emittente televisiva TLA, la mia carissima amica Luisa Baneo. Che noi torniamo, il Calcio è Servito torna sulle reti della famiglia Abbaneo. Questo è un grande piacere. Poi un grande giù, saluto, un grande abbraccio. Andremo insomma. Giù a Pasqua, noi andiamo giù. Dobbiamo andare assolutamente. Andiamo giù. Tre puntate del Calcio è Servito saranno girate nella settimana di Pasqua a Pestum, tra Pestum, Eboli e Battipaglia. Bene. Gireremo tre puntate e porteremo degli ospiti da Milano e vedremo che, insomma sarà uno spettacolo, sarà bello anche perché troveremo un torneo internazionale dove ha giocato per la prima volta in Italia Andriy Shevchenko, il torneo Città di Agropoli, l'ho affrontato io, non vi dico quanto abbiamo perso.
Con quella bravino il ragazzo, cioè, era bravino il ragazzo, Mi sembra che fece 4 gol lui e il resto li fece un altro, come si chiamava l'altro, il numero 10 com'era? Rebrov. Bravo, Rebrov fece 2 gol e un altro gol, non lo so. Ah, venne al Milan anche lui. Calazze, bravo. 7-0 abbiamo perso quella però quella Dinamo di Kiev, ragazzi. Vi posso dire che quella Dinamo di Kiev vinse la finale contro la DLF di Agropoli solo 5-0. Li vinse la semifinale con il Chai Lai, una squadra americana, la vinse 6-0. E noi siamo stati 7-0, il risultato nella media, voglio dire, 5-0 e di meno con la DLF, solo 5-0. Complimenti, perché fece 4 gol Shevchenko. Tutta gente che ha giocato, tra l'altro credo che abbiano vinto anche una Coppa delle Coppe prima che Shevchenko venisse. Come no. Bene, ok. Allora, io adesso vorrei addirittura io non lo so, voi in televisione, quando avete le esperienze, i vostri registi come sono, il mio regista mi manda messaggi, gestacci, è sempre presente, Chicco, ha paura che... Saluto il regista. Il nostro regista, ma pazzo? Sì, però è bravissimo. È bravissimo, bene, ok. Allora, pagelle del direttore questa settimana, e allora, voi vedrete comparire la pagella e un voto l'ho messo all'ultimo proprio al photo finish prima dell'inizio della trasmissione e poi vi dirò. Allora, 0 ai cori antisemiti allo Juventus Stadium. Giustamente la Juve si è resa protagonista in campo, dando sfogo all'eccellenza del calcio. I suoi tifosi hanno dato sfogo all'eccellenza dell'ignoranza. Ognuno esprime ciò che ha. 1. Ai tifosi della Lazio, vergogna la loro protesta contro Lotito. Io penso che non si può criticare Lotito. È uno che ha preso a Lazio proprio per i capelli. Siamo lì con Berlusconi. L'ha portata ad una finale storica che io penso che i tifosi della Lazio se la ricorderanno a vita, questa finale Lazio-Roma. Vincere la Coppa Italia in finale con la Roma è il sogno di tutti, come il mio sogno. Io, uno dei tanti sogni che avevo era quello di vincere una Champions League con la Juventus in finale. Io l'ho vista. Ops. E in semifinale con l'Inter. Ops. Ecco, bene. Devo averla già vista. E io l'ho già vista. Però posso essere contento, perciò non mi arrabbio adesso. I tifosi del Milan, state calmi e tranquilli. Allora, 2 a Bologna e Sassuolo, un pareggio che mi sa tanto di B. Ah, è un anticipo di Serie B. 3, ecco, inizio ad essere polemico, 3 a Mexes. Non si può giocare come ad Udine. Semplicemente imbarazzante. 4 al Milan. È la somma di un buon voto per il primo tempo e di un pessimo voto per il secondo. Un passo indietro dopo le ultime buone prestazioni, ma andiamo avanti. È normale che dopo un mese di lavoro ci sono degli alti e bassi. 5 alla Roma. Bella gara, 0 punti. La differenza l'hanno fatta gli avanti del Napoli. Bravi, cinici e spietati. 6 all'Inter. Vince e avvicina la Fiorentina al quarto posto. Ora c'è solo un punto che li separa. 7 alla Samp. Rimonte incredibile, bravo Mihajlovic, sempre più allenatore galantuomo e preparato. 8 al Napoli, spietato come un puma con una preda. La zanna quando sembrava che finisse in parità. 9 al Parma, Donadoni ha messo su una squadra bella e giovane. L'Europa è un passo. 10 alla Juve, terzo scudetto e sotto con il prossimo, perché ormai il campionato per il primo posto è chiuso. Giustamente ieri il Napoli ha aperto per il secondo, così almeno fino a fine campionato ci sarà un po' di suspense. Abbiamo qualcosa da vedere. Altrimenti non... Bene, ok. Allora, partiamo con Giulia.
Devo commentare sì, voi. Sì. Come la vedi te? Sei giù? Sì, sì, no, per certo, te... vabbè, la Juventus credo che sia ormai fuori concorso, no? Anche nelle pagelle, perché comunque anche quando la formazione di Conte fa delle prestazioni sottotono, poi comunque riesce sempre a trovare il bandolo della matassa magari nel finale. Insomma, l'abbiamo vissuta a San Siro recentemente, un Milan-Juve dove nel primo tempo il Milan ha sicuramente dominato, sprecato molto, però poi insomma la forza della Juventus è stata quella di credere forse fino alla fine con Lichtsteiner, no? Che è andato sulla riga di fondo, ha creduto in quel pallone, è riuscito a metterlo in mezzo, poi insomma è successo quello che era successo, errori difensivi, un Abbiati poco tonico, insomma, però la Juve dimostra di avere carattere e ormai di aver archiviato anche secondo me la questione scudetto. Il calcio ci regala sempre delle sorprese, però ritengo che 14 punti, se non vado errata, siano ormai... No, io ci vado ben cauto, perché ricordo il Milan che ha vinto un paio di scudetti in un modo incredibile, ne abbiamo perso anche uno in un modo altrettanto incredibile. Sì, però in questo momento, guardando alle spalle, e poi ricordo l'Inter che vi è perso uno scudetto, l'hanno perso loro, perché voglio dire, non si può perdere così uno scudetto, perdere con la Lazio, addirittura gemellati poi. Però questo ci insegna il calcio, no? Sì, certo. La palla è rotonda, non a caso. Certo. Poi sul voto del Milan, il voto del Milan credo sia più che giusto. Anzi, forse un 3, a volte un 3 gli hai dato, no? 4, un 4. Ecco, un 4 è ancora un voto recuperabile nel momento in cui, anche a scuola, no? C'è l'impegno da parte, certo, dello studente. Infatti. Quindi è questo che noi ci attendiamo dal Milan di Seedorf in questo momento. È chiaro che io ritengo che il Milan, visto a Udine, abbia avuto soltanto la presenza fisica in campo, ma la testa ormai proiettata alla partita di Champions, quindi una partita sbagliata su tutti i fronti dal punto di vista dei giocatori, il turnover esasperato che ha costretto comunque una già non squadra, forse per alcuni aspetti, ad andare in campo senza convinzione, il modulo che tutti criticano, Gaetano, secondo me però in questo momento è quello che sta facendo cambiare faccia al Milan, quindi io sto con Seedorf in questo. Io sto con Seedorf in tutto. Con me sfondi una porta aperta, però dal punto di vista tecnico è chiaro che ci sono delle carenze da parte degli interpreti di questo modulo che forse fanno supporre che si possa scegliere diversamente. C'è un nostro caro amico, giornalista, che mi dice che io sono il buonista della tribuna stampa, che sono troppo a favore di Seedorf, che purtroppo non è bello dire che il Milan gioca bene e perde. Te come la vedi? Ma io ad esempio concordo con la risposta che ha dato Seedorf in conferenza stampa prima dell'Udinese, quindi ritengo che sia meglio cercare di far decollare un gioco e magari andare incontro a qualche sconfitta in più, piuttosto che vincere delle partite dove magari vinci per puro caso, per non dire altro, però alla fine non costruisci nulla. Siccome Seedorf è stato chiamato al Milan per ricostruire questa squadra, ritengo che in questi mesi lui debba avere la serenità di poter lavorare tranquillamente. I risultati si vedranno l'anno prossimo, dove Seedorf farà la sua squadra, troverà i suoi uomini, i suoi interpreti, e secondo me ci regalerà anche tanto divertimento. E poi, se mi consenti, prego. Il Sassuolo. Sassuolo, secondo me, la società ha fatto un errore gravissimo, ovvero quello di chiamare un allenatore come Malesani, stravolgere una squadra per 9 undicesimi, se non ricordo male, rispetto insomma ai titolari, per poi riaffidarsi al vecchio allenatore. Allora, se credi in un allenatore, ci credi fino alla fine. Certo. Quando lo cambi, cioè insomma Zamparini docet, no? Perché insomma Zamparini ci ha ormai abituato a questi cambi in corsa. Il Sassuolo, secondo me, era una realtà che doveva poter continuare con chi l'ha portata fino a questo punto. Malesani si è trovato chiaramente. E non era colpa nemmeno di Malesani. Ma assolutamente non era colpa di Malesani. Però cambiare una squadra in corsa è difficile, credo, certo, per chiunque, non soltanto per Malesani. Poi 9 undicesimi, io ho fatto l'allenatore, so che cosa significa assemblare una squadra. Io ho fatto la giocatrice e so perfettamente quanto tempo ci vuole.
il recente passato, ad esempio Allegri che l'anno scorso ci ha messo 11 partite per trovare il modulo giusto. A trovare un modulo adeguato. Sì, vabbè Gaetano, adesso non andiamo a rivangare. No, bisogna dargliene atto. Allora, Allegri ci ha messo 11... Io mi ricordo che lo seguivo proprio in questi stravolgimenti che domenica dopo domenica affliggevano insomma anche il gioco del Milan. Finalmente forse aveva trovato l'equilibrio. Poi insomma l'anno scorso il risultato l'ha ottenuto. Quindi in un certo senso bisogna dirgli ok, bravo, ce l'hai fatta. Quindi non si può pretendere che in 3-4 giornate, quanto è stato Malesani a Sassuolo, potesse stravolgere tutto quanto. Quindi il calcio non è una questione di caso, è una questione di lavoro sul campo, è una questione di caratteristiche che devono essere assemblate. Vediamo la difficoltà che ha Mazzarri con l'Inter, vediamo la difficoltà che ha Benitez con Napoli, nonostante il Napoli stia facendo un buon campionato, ma secondo me Benitez poteva fare di più. Perché comunque è un allenatore. È una squadra importante, un allenatore importante che però conosce probabilmente non benissimo il calcio italiano nonostante i suoi recenti. Anche episodi. Se io reputo Benitez uno degli allenatori più preparati d'Europa. A me piace molto, ma mi piaceva molto anche quando è venuto all'Inter, ma non perché l'ha fatto lì perdere. Non l'ha fatto perdere l'Inter. Lì è stata colpa del. È la stessa cosa di quando al Milan andò via Capello, che ci aspettavamo da questo Tabarez, bravissima persona, persona per bene, preparata di gara, però voglio dire non all'altezza di Capello. E sulle altre considerazioni adesso Mihajlovic è sotto gli occhi di tutti. L'ho apprezzato alla grande a Genova. Il è problema stato qual un è? Uomo che adesso c'è già il punto di domanda per la prossima stagione. Perché sembra, insomma, ci sono degli spifferi. Che va all'Inter. Che va dall'Inter, che voglia andare in una grande squadra. E quando si parla di grandi squadre associabili a Mihajlovic, è chiaro che l'Inter sembra essere la candidata più papabile. Io glielo augurerei all'Inter di prendere un allenatore come Mihajlovic, perché Mihajlovic è un allenatore bravo, preparato e galantuomo. Io vi ripeto quello che ha fatto e che ha detto. Lui è stato un grande. Si è presentato in conferenza stampa e ha detto: non venitemi a dire niente per quanto riguarda il gol, fuorigioco, falli. Io parlo solo di partite. Dico solo che mi tolgo il cappello davanti al Milan che ha giocato una gran partita. Ecco, non tutti gli allenatori sono così. E questo è un allenatore che dopo la sconfitta col Milan ha vinto due partite, mi sembra, mi sbaglio? Un pareggio e una vittoria. O no? Michael, tu che sei... Dopo il Milan... Sì, domenica scorsa che ha fatto? Domenica scorsa... Ha vinto a coso? Ha vinto a Torino. Ha vinto a Torino, sempre con gol di Okaka. E ha vinto la partita. E col gol di Gabbiadini. In due partite ha fatto sei punti, voglio dire, Giulia. In un campo non facile come quello del Torino. No, dove... Adesso il Torino è un attimo in crisi, però sì, sostanzialmente... Allora, Giulia, volevo un attimo finire con te, perché poi dopo c'è la pubblicità, perché lanciamo un po' di piatti di questa struttura, li facciamo un po' vedere. Ma li mangiamo anche? No, se li meritiamo, li dobbiamo meritare. Bene, ok, Giulia, allora abbiamo presentato. Chiudendo Mihajlovic, io invece gli augurerei di fare un altro anno alla Samp, di poter lavorare di crescere ancora. Perché dopo l'esperienza già a Firenze, insomma. Anche se lui è stato, ricordiamolo, è stato già allenatore di una grande nazionale. Sì, è vero. Della Serbia. Ti volevo solo chiedere una cosa, ho dato zero ai tifosi della Juventus. Guarda, mentre la Juve vince lo scudetto, gli ignoranti si pensano bene di emulare i giocatori della Juve facendo una grande cosa, una grande porcata. Hai detto bene, gli ignoranti, quindi non il tifoso, l'ignorante. Perché i tifosi non sono tutti così, per fortuna, certo. E queste situazioni, come già discutevamo prima anche con Pierre, succedono anche al di fuori degli stadi, quindi è chiaro che l'evento mediatico partita ti consente di avere gli occhi fissi su quello che succede in un contesto relativamente piccolo. Sono cose che secondo me dovrebbero essere, se fossimo in internet, bannate, no? Bannate, bravo. Ma non solo dallo stadio, ma dalla società, perché non esiste.
Bene, questo è il mio... lascio, ridò un attimo la linea al canale per andare a guardare un poco e a farci un po' il palato con le specialità del Caffè Grill Restaurant Texas. Culture fades with tears and grace, leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all before. Many tribes of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi vi andrò a presentare una video ricetta che sto dedicando ai miei cari amici di una onlus, la Oceanos Onlus. Una ricetta per salvare il mare. La finalità di questa video ricetta è quella di fare in modo che molti di voi imparino a conoscere e a utilizzare quella parte di pesce che viene comunque pescato nelle reti e spesso e volentieri viene ributtato in mare morto, quindi un vero spreco. Pensate, ci sono più di 600 specie di pesci che vengono pescate e di queste soltanto 10-15 vengono poi commercializzate, utilizzate, quindi anche chi vuole andare a utilizzarle si trova in grossa difficoltà perché non le trova nei mercati. Questa campagna ha lo scopo di farvi conoscere vecchie e nuove ricette o alternative per andare a utilizzare quello che è il pesce azzurro, che, attenzione, il pesce azzurro è anche ricchissimo di omega 3, insomma è veramente uno spreco che dobbiamo fare in modo di evitare. Allora, non dimentichiamoci che il pesce azzurro, oltre a essere sano, buonissimo, è anche molto economico, quindi ne va anche del vostro portafoglio. Bene, allora, guardate, oggi vi andrò a proporre una ricetta davvero particolare. Abbiamo degli spaghetti o delle linguine, potete utilizzare, non prendete quelle trafilate al bronzo perché assorbono molto, anzi troppo. In questo caso noi vorremmo che il sapore rimanga anche nella parte esteriore della pasta, perché comunque assorbe, però quelle trafilate al bronzo assorbono molto. Qui abbiamo uno sgombro, qui abbiamo del pesce spatola, qui abbiamo dei filettini di sgombro. Ma che cosa abbiamo qui? Queste sono le uova degli sgombri. Io avevo diversi sgombri, li ho puliti e queste sono le uova che ci sono all'interno. Oggi noi andiamo a preparare queste linguine con la bottarga di sgombro. Sì, avete capito, bottarga di sgombro. Andiamo a utilizzare le uova per andare a creare questo primo piatto davvero molto buono. Bene, ma andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare allora questa nostra ricetta. Abbiamo bisogno di una noce di burro, anche due noci di burro, poi dipende per quante persone li volete andare a fare. Dell'aglio, le uova di sgombro, fresche, dei pomodorini, del prezzemolo, spaghetti e di questo non andremo a utilizzare niente oggi in questa ricetta perché quello che noi stiamo facendo è qua. Quindi con le uova di sgombro, del pepe, dell'olio extravergine di oliva e dello spumante. Bene, allora, cominciamo subito la nostra preparazione. L'acqua sta bollendo, incominciamo a buttare dentro la pasta. Ovviamente l'acqua l'abbiamo già salata, eh? Allora, nella nostra wok andiamo a mettere subito il burro e lo spicchio d'aglio.
lo lasciamo intero in camicia. Perfetto, a questo punto io andiamo ad aggiungere le uova di sgombro intere, così. C'è un profumo spettacolare. Come iniziano a sfaldarsi, in questa maniera, e andiamo ad aggiungere un pochino di spumante, appena appena, i pomodorini, ok? Un pochino di pepe, ok? Copriamo, teniamo il fuoco basso e lasciamo che i pomodorini si ammorbidiscano. Ci siamo, la pasta è pronta, andiamo a scolare e andiamo ad aggiungere. Perfetto. Ok, la facciamo saltare un pochino e i nostri spaghetti o linguine con bottarga di sgombro sono pronti. Sto aggiungendo un pochino di prezzemolo e qui a questo punto con il fuoco spento un filo di olio extravergine di oliva, gli diamo ancora due giri, facciamo saltare, andiamo a impiattare. Perfetto, guardate che meraviglia, e vi posso garantire che oltre ad avere un profumo meraviglioso ha anche un sapore delizioso. Guardate che bello. Ovviamente state attenti adesso all'aglio, voi l'aglio lo potete anche eliminare, una volta che ha rilasciato nel burro quelli che sono i suoi sapori. Come vi ho detto, la pasta ha assorbito abbastanza di quello che è il profumo e il sapore di quelle che sono le uova del nostro sgombro. Allora, per andare a chiudere il piatto, mettiamo ancora una spolveratina di prezzemolo sopra. E poi un filo di olio Evo, perfetto, fatto, il piatto è pronto, vi auguro tantissime belle cose, mi raccomando ricercate sempre il pesce azzurro perché come vi ho detto prima è ricco, ricchissimo di oli buoni, omega 3, quindi poi se andiamo ad aggiungere anche nella nostra tradizione mediterranea del buon olio extravergine di oliva, andiamo semplicemente a fare qualcosa di buono per il nostro organismo. Che faccio l'assaggio? Certo l'assaggio, ma la mangio proprio. Buona, buona. Andiamo a vedere com'è. Una delizia. Esplosione di profumi, di sapori, c'ha questo profumo di mare che è una cosa meravigliosa, veramente. Guardate, il pesce azzurro ci può riservare tantissime buone sorprese. Bene, baci e abbracci, alla prossima, ciao Ocean Onlus. Seen this all before she knows.
Allora, rieccoci. Michael, microfono a te. Le pagelle del direttore. Guarda le ragazze, dici che non hai nessuna ragazza. Guarda lì, guarda quante ce ne sono che ti stanno guardando. Guarda. Direttore, io sono d'accordo soprattutto sul Parma. Del nostro Donadoni. E sono già preoccupato per la sfida di domenica. Non c'è Paletta. Non c'è Paletta, che ha dimostrato di essere un giocatore di livello internazionale. Quando lo volevamo prendere noi, bidone a destra, bidone a sinistra, tutti bidoni, dicevo. Invece in nazionale ha dimostrato di tener testa un giocatore come Diego Lopez. E non è poco. Anzi, Diego Costa, scusate. Diego Costa. Che domani farà vedere grandi cose a Bonera e Rami, che se la vedranno veramente brutta al Vicente Calderon. Il Parma che affronta il Milan è un Parma che sogna in grande, a meno uno dall'Inter, a meno due dalla Fiorentina. Parlare della Juve invece non ha più senso, perché la Juve, come diceva Cassano, la Juve vincerà lo scudetto a ottobre. La Juve vinto. Ha vinto lo scudetto a ottobre. Che dire? Della Samp sei d'accordo? Te non c'eri a Genova, vero? Della Samp no, ero a Genova e condivido in pieno... Non ci siamo incrociati? Come no? Ah, certo. Sì, scusami. Ero a Genova, condivido in pieno le tue riflessioni sulla persona Mihajlovic. Anche a me ha impressionato molto in conferenza stampa. È un uomo trasparente, un vero uomo, dice quello che pensa ed è un grande conoscitore di calcio. La sua Samp esprime veramente un bel gioco, forse anche contro il Milan qualcosina in più meritava. Il Milan ha fatto una grande partita, però qualcosina in più meritava. Abbiamo tutti sottolineato la grande prestazione di Amelia Amarassi, quindi autore di due grandissimi interventi su Eder. Su Bologna e Sassuolo, che dire? Bologna e Sassuolo hanno un piede in Serie B dalla sosta invernale, o forse anche prima. Il Sassuolo, il mercato si fa in estate, non si fa in inverno stravolgendo, come diceva Giulia, 9 undicesimi, cambiando allenatore, richiamando l'allenatore precedente. Il Bologna, quando poi a dicembre dai via Diamanti, che è il tuo diamante, lo dice il cognome stesso, è il diamante di questa squadra che già non stava facendo vedere grandi cose, vuol dire che manca la voglia di restare in Serie A. Manca veramente la voglia, perché Zanzi poi ha vissuto da spettatore questo mercato invernale, oltre all'operazione in uscita del gioiello, non ha concluso altre trattative. Bene, ti volevo chiedere la tua, anche a te, sui tifosi chiamiamoli così. Quest'anno stiamo dando troppa importanza agli ignoranti. Agli ignoranti presenti negli stadi. Vabbè, non parliamo di quelli, parliamo degli ignoranti della Lazio. Veramente una pessima pagina di sport, l'ennesima dei tifosi della Lazio. Anche se ti posso dire, Lotito è come una calamita, se le attira le polemiche.
Certo, ma i tifosi della Lazio non sono nuovi a comportamenti discutibili negli stadi. Beh. Mi ricordo l'anno dell'Inter, della lotta scudetto tra Inter e Roma, quando esultarono al gol di Samuel, che non volevano vincesse la propria squadra, e esultarono al gol di Samuel e poi esposero lo striscione "Oh no", come dire che peccato, ha segnato l'Inter. Adesso, a distanza di anni, sono interessati alla squadra. La fede calcistica non si discute. Sei interessato alle vittorie, se sei interessato alle vittorie devi esserlo sempre. Non senza rispettare i gemellaggi, senza rispettare le rivalità. Quindi per i tifosi della Lazio veramente non ho parole, perché è indiscutibile quello che regalano, il brutto spettacolo che regalano a questo calcio. Allora adesso ti farò un po', te non sobbalzerai dalla sedia, ma loro tre sobbalzeranno dalla sedia, perché adesso dirò una cosa con Pier. Allora, Pier, il 26 gennaio te eri con me alla trasmissione che abbiamo fatto, dove abbiamo festeggiato il compleanno mio e dell'avvocato Vinci, no? Allora, il regalo che l'avvocato Vinci mi ha fatto è un libro sul Paron Nereo Rocco, scritto da Gigi Garanzini. Anima benedetta. Fantastico quel libro. Io non sono un grande lettore, mi sono talmente appassionato a quel libro, perché sentire il Paron, sentire quello smarcato, quel marcato, forse stavo pensando a quello poi che devo dire. Smarcato, devo dire, smarcato nel suo caso no, perché smarcare. I suoi difensori marcavano chiunque. Il suo marcato accento triestino. Adesso te ne racconto una su Rocco. Sì, dai, dillo. È famosa, lo diciamo per i più giovani, è famosa una sua intervista. Rocco parlava a malapena l'italiano, nel senso che lui parlava pressoché solo il dialetto triestino. Poi gli dico anche una per lui, che su Rocco, vai. Lui parlava praticamente solo il dialetto triestino, e in un'intervista prima di una partita di Coppa dei Campioni, se non ricordo male, un giornalista inglese gli aveva detto, giocavano contro una squadra inglese, gli aveva detto che vinca il migliore. Lui si è fatto tradurre la frase, e quando gli hanno detto in italiano "speriamo che vinca il migliore", lui ha guardato il giornalista e gli ha detto "ciò, speriamo di no". Era una persona straordinaria, e lui è stato ed è quello che ancora oggi molti di noi vorrebbero che il Milan tornasse ad essere, cioè l'anima cacciavite di questa squadra. Quando si dice che il Milan è una squadra di cacciaviti, si fa riferimento anche alla storia del Milan e a Nereo Rocco, una squadra che giocava al catenaccio. Io non dico che dovremmo tornare a giocare al catenaccio, dico che dovremmo tornare a essere il Milan, a pensare da Milan e ricominciare a giocare con l'anima e sputare sangue in campo, cosa che negli ultimi anni non è stato fatto. Pierangelo, tuo commento sulla pagina del direttore, poi dopo passo a lui perché dobbiamo dire una cosa sul Paron. Velocissimo, ne prendo solo, aggiungo una cosa su quello che diceva Giulia prima. Anch'io sono d'accordo, errore clamoroso. Poi con Giulia andiamo a fare un'analisi tattica invece. Errore clamoroso del Sassuolo, cambiare allenatore, hai ragione, però è una cosa che in questi anni va molto di moda. Sembra una tendenza praticamente. Molte squadre tengono letteralmente o quasi due allenatori a libro paga. Spesso un allenatore viene cacciato sapendo che con ogni probabilità lo riprenderai, giusto per dare una scossa emotiva alla squadra. Faccio un esempio: il Catania con Maran. Per quale motivo cacciare Maran, che è la persona che ha portato il e Catania? E per quale motivo cacciare De Canio in quel momento, che la Coppa Italia non stava giocando la primavera? Quella, assolutamente, quella però molti presidenti, molti dirigenti sembrano davvero farlo apposta, cioè danno la scossa emotiva, cambiano. Che Malesani, come dice Giulia, che Malesani potesse fare qualcosa in 5 giornate con una squadra nuova per 10 undicesimi, francamente era impossibile, e questa è una cosa. La seconda, 9 al Parma, meritatissimo, perché francamente non perdono mai, non perdono da 15 domeniche, vedete voi. È vero che hanno saltato la partita con la Roma, però santo cielo, non perdono praticamente mai. Ne prendo una che non ha considerato nessuno: il 6 all'Inter, secondo me è un pelo basso, perché come ti dicevo prima,
con quella squadra, secondo me, Mazzarri sta facendo un campionato pazzesco. Quella squadra... lo so, direttore, hai ragione, io so della tua simpatia per Mazzarri, che è un tuo idolo da tempo in me. È così scarsa l'Inter, dai, Pierangelo, non dire così. Qualche... Secondo me... Oh, Hernanes ha preso Hernanes adesso, ma è scarso Mazzarri. Adesso, ha preso Hernanes adesso. Secondo me lui sta facendo, si dovrebbe dire egli, ma va bene, non importa, Mazzarri sta facendo con quella rosa un risultato pazzesco, perché... ha sistemato, ragazzi, giocano con Jonathan e Nagatomo, puoi dirmi quello che vuoi, ma la rosa dell'Inter è, secondo me, più scarsa di quella del Milan, sono a un punto dalla Fiorentina dei miracoli, bla 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 eccetera eccetera, giochiamo bene. Oh, non mi piace, io quando guardo le partite, io ho visto il secondo tempo di Roma-Inter, ho rischiato seriamente di addormentarmi, cioè sono andato a tanto così dall'addormentarmi, però fanno risultati, tutto quello che vuoi. Spero per i tifosi dell'Inter, da milanista lui no. Lui gioca arroccato, lui gioca là dietro, si mette là dietro, è dire più è un calcio, è un calcio orribile. Arcaico, un calcio, lui fa un calcio arcaico. Mazzarri fa un calcio arcaico. Assolutamente sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Il premio che voglio dare a Mazzarri, tra virgolette, è che con quell'organico sta facendo quello che per esempio Allegri non è riuscito a fare. Allegri si è meritato un esonero avendo una squadra scarsa. Seedorf ha dimostrato la dimostrazione lampante di quanto Allegri non fosse un buon allenatore, con la stessa identica squadra, non mi venite a dire che Rami, Honda e Sien ti cambiano le vita, perché non è vero, sta facendo molto meglio a livello di gioco, magari non di risultati, ma la squadra sta giocando a calcio, ci prova nei limiti delle sue possibilità. Mazzarri con quello che ha, cioè secondo me praticamente nulla, è quarto in campionato, ragazzi, è un risultato secondo me pazzesco. Quindi, riagganciandomi al discorso che facevo prima io, no? In questo momento Mazzarri sta dando molto di più dal punto di vista dei punti in classifica, verissimo. Sì. Cosa che fino all'arrivo di Seedorf, ma anche con Seedorf purtroppo, cioè i punti in classifica del Milan non sono tanto lievitati, però ha cambiato l'impatto della squadra. Tu mi hai detto, sono d'accordo, stavo annoiando a vedere la partita dell'Inter. Io credo che contro l'Atletico, contro la Juve, contro la Samp... contro Bologna non la considero, perché secondo me quella partita è stata insomma un po' bruttina da parte del Milan, però abbiamo visto un Milan che è tornato a giocare, a imporre il proprio gioco a qualsiasi avversario. Io questo voglio dalla mia squadra. Riassumo in poche parole un discorso che sarebbe lunghissimo. Clarence Seedorf sbaglia, ha sbagliato, sbaglierà ancora, come qualunque persona che fa un mestiere. Quello che non sbaglia mai deve ancora nascere, lo chef lo può dimostrare. Chiunque nel proprio lavoro sbaglia. Clarence Seedorf sabato ha sbagliato i cambi. Benissimo, quindi quello che cambia, quello che chiedevamo al nuovo allenatore del Milan, perché se no ci tenevamo quello vecchio, era cambiare l'approccio. No, sì, no, quello vecchio no, hai ragione, scusami, se no ci tenevamo il secondo o anche l'allenatore, uno qualunque. Se no, chiedo scusa, ha cambiato l'approccio che ha e deve avere il Milan alle partite. Poi fa le nozze con i fichi secchi, fa con quello che ha. Honda in questo momento è un pesce fuor d'acqua, Mexes si è meritato 4, ma non è un caso e non sarebbe neanche la prima volta, e non che il sostituto di Mexes, Bonera, avrebbe potuto fare meglio. Abate non si ricorda come si fanno i cross, non fa un cross credo dall'82, quando ancora doveva nascere, appunto. più o meno. Quindi non è possibile in questo momento, a mio avviso, criticare Clarence Seedorf. O meglio, lo si può fare, perché è giusto dire: guarda, hai sbagliato i cambi, e lui prenderà nota e cercherà di migliorare, ma non sicuramente perché rimpiangiamo Allegri o perché sarebbe meglio Inzaghi, non lo sappiamo. È 7 partite che allena, dategli il tempo. Ti piacciono i cannoli siciliani? Tra il tantissimo e il un po' di più. E abbiamo una telefonata dalla Sicilia. Parliamone. Ruggero. Salve, ciao, buonasera, ti salutano tutti gli ospiti. Allora, Ruggero è il collaboratore del Calcio e Servito in Sicilia. Ruggero, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io aspettavo la tua telefonata perché io questa sera devo fare una polemica con un signore. Te hai sentito, perché io ho chiamato te prima della trasmissione perché non ero a casa. Sì. Che cosa ha detto quel signore? E dici anche il nome, chi è? Il signor Crescitello ha
da Milan News praticamente detto che Berlusconi doveva, prima di vendere in Milan, doveva vendere Seedorf. Doveva vendere Seedorf, a venderlo non può venderlo Seedorf, voglio dire, ha detto già una fesseria, vendere Seedorf non è un calciatore, però voglio dire, vabbè, dopo risponderò. Allora, io volevo chiedere a te, settimana scorsa hai fatto un'intervista con chi? Con Luciano Moggi. Con Luciano Moggi, che cosa ti ha detto Luciano Moggi a proposito di Milan? Mi ha detto che Seedorf diventerà un grande allenatore, come lo è stato un grande calciatore, perché mastica calcio da tanti anni, e poi che bisogna comunque avere tempo con Seedorf, non bisogna mettere troppa fretta, perché comunque è inesperto come allenatore, ma che quando Silvio Berlusconi decide allenatore, lui non sbaglia mai, non sgarra mai. Non sbaglia mai. Allora, Ruggero invece ha detto anche un'altra cosa che è una cosa che sapevamo, era uscita, però ridilla, un aneddoto prima di Calciopoli. È stato vicinissimo Luciano Moggi ad essere amministratore delegato del Milan. Aveva già parlato con Berlusconi, diceva, vero? Berlusconi aveva chiamato Luciano Moggi, che aveva accettato la proposta, e Moggi gli aveva detto che tra il Natale e il Capodanno che portava il 2006, alla fine del 2006 al 2007 portava Moggi al Milan. Ecco, poi? Scusate, alla fine del 2005 al 2006. Poi? E poi praticamente Berlusconi non ha più chiamato Moggi, perché si diceva allora che c'erano dei problemi con Galliani, che poi in una cena hanno risolto e Galliani è rimasto al Milan. Bene, ok. Va bene, Ruggero, grazie. Mi raccomando, noi... vuole i cannoli Pierangelo Rigatieri. Anche Giulia vogliono i cannoli, ma lui verrà presto da noi, lui verrà presto da noi, dai, ce li porterà. Allora, noi prossimamente chiuderemo, prossimamente saremo visibili anche in Sicilia, eh? Così diventerai famoso anche in Sicilia. Va bene, ok, grazie Pierangelo, Ruggero, scusami. Ciao, 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 ciao. Un saluto, arrivederci. Ok, chef. Eccomi Barbato. Qua. Chef Barbato. Allora, a proposito di Del Parón, leggevo in questo libro che lui si rivolto a un suo calciatore una sera per festeggiare una vittoria. Allora c'era un calciatore che era astemio. E allora lui gli ha risposto: beve Mona, che te fa ben. Il vino gli faceva bene. Allora, io sicuramente col Parón non sarei andato d'accordo. Beh, giù in meridione non sanno cosa significa quella parola, è meglio non tradurla. Allora, volevo chiederti: eccomi, che cosa ci abbiniamo ad un buon bicchiere di vino rosso che tanto amava il Parón? Beh, che si fa qui? Allora, io prenderei un Gutturno, che non è molto lontano da questa zona, che siamo a zona Piacenza, e anche un buon Gutturno ha quel retrogusto amarognolo, frizzantino, non dolciastro come un Bonarda, quindi penso che sia il vino adeguato. Bene, allora, vogliamo parlare un po' di questa attività, perché c'è un aneddoto con te, molto particolare, dai. Diciamolo. Dimmi. Che c'è? Che su questo locale... Ah sì, va bene, questo è un locale di nuova gestione. Io l'ho aperto l'ho aperto come chef, quindi ho assistito ad una trattativa di cucina mercato, chiamiamola così. Sì. Il titolare che cercava di riprenderti e non c'è riuscito. No, vabbè, il titolare almeno part-time. No, il titolare è un carissimo amico di
famiglia. Citiamolo. Sì, sì, ma se può anche dopo magari. Dopo lo dopo gli facciamo anche diciamo nome e cognome. Vabbè, no, lo dice lui dopo. Ah, lo dice lui dopo. Okay, okay. Già ride, vedi. Solo che è tifoso del Foggia, ho saputo. Gino, sei tifoso del Foggia. Tifoso del Foggia, noi ricordiamo il Foggia del grande Zeman. Quello era, vabbè, Zeman veramente era un professore, assolutamente. Guarda, io ho visto degli allenamenti di Zeman a Salerno. A parte che è incredibile, non so come si può fare, posso alzare, come si fa a piegarsi, lui è alto, è altissimo, come si fa a piegarsi così e raccogliere a terra, tirare, lui aveva questa passione dell'erba, di tirare l'erba, ma io non riesco a capire come si fa. Lui è molto elastico, incredibile, mi è rimasto impresso. È anche molto magro, quindi... E poi, signori, incredibile la parte tattica, come la guidava. No, vabbè, è un fenomeno. Lui seduto così sulla panchina, anzi, ai bordi proprio del campo, del campo Volpe si chiama lì a Salerno, con una sigaretta, i calciatori a provare e riprovare queste situazioni di gioco. Io le ricordo perché anch'io facevo questo, io andavo a vedere gli allenamenti perché mi piaceva come... E lui stava lì, poi ogni tanto si alzava, andava vicino a un calciatore, ci parlava e si andava a risedere con molta tranquillità. Io ricordo un aneddoto di una partita di Milan-Foggia, se non erro, no, sicuramente non erro, me la ricordo. C'era Sebastiano Rossi che aveva gli imbattibilità. Ce n'era una, 2-7. Quanto finì? 7-2, Milan di Capello, 7-2, vincemmo a Foggia. Era un Foggia che non vinceva, non perdeva da 15 partite. Ecco, pensa un po'. Comunque è stato... Sì, 3-1 in casa, Shalimov li fece... Kolivanov gli fece gol. Però quello era il Sebastiano Rossi che non prendeva gol, non mi ricordo adesso da quanti minuti, stava facendo comunque Sebastiano Rossi non prendeva gol? Era quella difesa. Ok, quando sono riusciti. Avevo Tassotti, Maldini, Costa Curta e Franco Baresi, probabilmente anch'io avevo il record. Sai che cosa disse Vieri? Beh, anch'io sarei stato un buon portiere, nonostante non sia molto alto. Allora, ultimamente, Milan, che partì? Milan-Bologna. Quando abbiamo vinto 3-0 in casa? Con chi? Col Bologna? No, 1-0. Con chi abbiamo vinto l'ultima partita 3-0? Vabbè. L'ultima partita abbiamo vinto 3-0, ho avuto il piacere di incontrare Vieri. Allora si parlava, c'era Franco Baresi che faceva la telecronaca per la TV giapponese. A un certo punto gli si chiede quella difesa, Vieri esclama: con quella difesa lì nemmeno con un bazooka si passava, anche a spararci vicino. Era una cosa pazzesca, io me la ricordo. Vabbè, Baresi, Costa Curta, Maldini e Tassotti. E comunque anche le seconde linee non facevano poi, non erano poi così male, c'era Filippo Galli. Palucci, Filippo Galli. Noi abbiamo vinto. Ha vinto la Champions anche. Abbiamo vinto anche la Champions Nava, con però, Filippo anche Galli. Anche Nava l'ha vinto la Champions. 4-0 col Barcellona giocò anche Nava. Mamma mia, però quel 4-0 ce l'ha nel cuore, ma è un'emozione. Anche il cuoco è milanista. Savicevic. Però dobbiamo parlare anche di Napoli, perché noi adesso andiamo ci vediamo anche a Napoli. Dobbiamo parlare anche un po' di Inter, non me lo chiedete a me, però di parlare di Inter parlatene voi, perché non posso parlare io di Inter. No, vabbè, ma non perché l'Inter è simpaticissimo, anzi mando un saluto all'addetto stampa dell'Inter, il dottor Civoli, ma io non sopporto il mister. Non ti piace Mazzarri? No, come non mi piaceva l'altro. Come si chiamava? Non mi ricordo. No. La vecchia gestione del Milan, come si chiamava? Non mi ricordo. Mi fa male solo a dire. Come? Chi è? Bene, ok, volevo chiedere. Aspetta, aspetta. No, allora, non scappo. Dato che mi volevo allacciare a questo, dato che il Paron diceva te fa ben, ci vuoi dire qualche cosa che ci fa ben a noi? Ah, vabbè, allora. Beh, in effetti sì. Allora, possiamo parlare di quella che è la nostra alimentazione. Sappiamo benissimo che il nostro modo di mangiare è il primo modo di curarci. Quindi mangiare bene è meglio che prendere assolutamente delle medicine. Allora, dillo ai miei due inquilini. Mangiate bene. Per piacere, no, dillo, perché mangiano scombinato. Bisogna imparare a mangiare sano, mangiare poca carne, mangiare un po' di pesce. Che cosa si deve mangiare poco? Carne rossa poca. Dillo più forte. Poca carne rossa. Va bene, vai. L'ho detto forte.
Bene. Beh, bisogna avere un'alimentazione equilibrata e poi bisogna anche cercare di capire quali sono delle cose che bisogna integrare in quella che è la nostra alimentazione. Per esempio c'è una dieta hollywoodiana abbastanza famosa, si parla del 2010 fino al 2012, è stata pubblicizzata tantissimo, che riguarda dei succhi naturali. Mi è arrivato un messaggio, scusami. Prego. Dove mi hanno detto, mi sembra di assistere ad una trasmissione di Paolo Bonolis perché stiamo facendo le battute. Vai. Ok, niente, stavo dicendo di questa dieta hollywoodiana che prevede dei centrifugati di frutta, di verdura mista e poi prossimamente ne faremo alcuni, li faremo vedere, poi sui miei canali, nei miei circuiti li sto comunque già iniziando adesso a pubblicizzare. Adesso stiamo preparando anche una trasmissione da fare noi, dai. Certo, diciamo, sì, dai, va bene. Abbiamo buttato giù delle cose per il mondiale, vero? Esatto, ne vedremo delle belle. Il Brasile ci aspetta. Se servono degli assaggiatori, io e Giulia siamo prontissimi. Io preferisco centrifugare le melanzane col formaggio e il pomodoro. I mulignam, si dice. Mbuttunate. Lui ha capito già. I mulignam mbuttunate, le sai fare, sì? Allora, le dobbiamo fare una sera. Le dobbiamo preparare e farle assaggiare alla nostra Giulia. Certo. E anche a Pierangelo. Beh, certo. La parmigiana non è nostra. Se mi permetti, direttore, vorrei ricordare una cosa importante, invece una campagna, quella che riguarda della Oceanus Onlus, una campagna per salvare il mare. Vi ricordo che ci sono queste barche di pescatori che sono obbligate dalla comunità europea a raccogliere il pesce dalle reti e poi loro prendono soltanto quel pesce che viene commercializzato. Nonostante ci siano 600 specie diverse di pesce commestibile nel mar Mediterraneo, la maggior parte è pesce azzurro, ricco di omega 3, quindi pesce molto buono, nonostante tutto questo pesce viene ributtato in mare morto ed è uno spreco. Allora questa società, questa Onlus, ha aperto questa campagna di sensibilizzazione per far sì che voi andate a chiedere ai pescatori di non buttare questo pesce, ma di fare in modo che voi lo volete comprare perché lo volete mangiare, perché comunque è sano ed è buono. Ma lo buttano? Posso lanciare una cosa? Lo buttano, noi lo compriamo, i soldi che ne ricavano li danno in Africa o alle famiglie povere. Ma anche questa sarebbe una cosa buona. Il problema è che con questa politica europea, che è sbagliata, che bisognerebbe sinceramente ridiscutere, stanno impoverendo il nostro mar Mediterraneo, perché pescano tanto pesce, ne prendono un 5% di quello che hanno pescato, il 95% lo ributtano in mare morto. Cioè, nell'arco degli anni hanno distrutto il nostro mar Mediterraneo, non c'è più pesce. Da. È un peccato. Chef, ti volevo dire una cosa. Dimmi. Mi hai fatto venire in mente, volevo fare una parentesi non politica, una parentesi, una battuta. Vi posso dire che non sono mai stato d'accordo con Grillo l'urlatore. L'altro giorno ha detto una cosa bella. Ha detto una cosa bella, Grillo. Io sono d'accordo su tante cose che dice. Non sono onestamente i modi, ti volevo dire, sai che cosa ha detto? Ha detto una bella cosa. Io inizio a credere ad un'Europa confederata, perché ormai a stare all'interno degli stati noi ci siamo stati siamo stati obbligati a stare insieme. Vedere un'Italia confederata mi piacerebbe, questa cosa non sarebbe una cattiva idea. Non sarebbe una cattiva idea. Beh, okay. Il nostro regno delle due Sicilie, comunque. Bravo, è proprio quello. chiudiamo la parentesi. Bene, ok, volevo un attimo allora tornare a Giulia. Allora adesso vorrei dibattere con te un attimo, di fare un'analisi tattica. Il Milan della vecchia gestione giocava male e si perdeva, e io sinceramente da milanista dal buon palato, perché ho adorato il Milan, ho adorato il Napoli di Maradona, che giocava un gran calcio, anche quello lì, con dei grandi campioni. Vedere una squadra come quella del Milan giocare male e perdere, sinceramente non è che ero molto d'accordo.
non sono mai stato un tifoso che ha accettato la vittoria giocando male. Non sono mai stato, ho preferito sempre il bel calcio. Come non sono... Sei berlusconiano, quindi. Beh, alquanto, certo. Alquanto. Allora, come non sono stato mai d'accordo con chi ha criticato quest'anno il Napoli di Benitez. Perché arrivare da un allenatore come Mazzarri, che ti porta il non gioco, no? Ti dà il non gioco, perché poi, voglio dire, era molto facile giocare con i calciatori che aveva Mazzarri a Napoli, non c'erano grandi pretese, con là davanti Cavani, Lavezzi e Hamsik, rientrare, mettersi belli ordinati, composti là dietro e poi ripartire, molto semplice. Questo allenatore, che voglio far capire a tanta gente che purtroppo parla e non si ricorda di mettere in funzione questo qui, molto difficile, cioè ci vuole molto tempo per dare il gioco ad una squadra. E allora Benitez già ha avuto la brutta, perché diciamolo sinceramente, Benitez è arrivato dopo Mourinho, che era un altro che giocava come Mazzarri, non ha dato mai un grandissimo gioco, nonostante i grandi giocatori che avesse. Lui doveva dare questo gioco e non gli hanno dato il tempo. Adesso a Napoli si aspettavano da Benitez tutto subito, è impossibile. Ma chi è riuscito a dare un gioco ad una squadra dopo un mese? Il nostro Clarenzo. Ma io lo chiamo Clarenzo, quando lo vedo lo chiamo ciao Clarenzo. Lo italianizzo il nome di Seedorf, che è una persona squisita, persona per bene, educata, composta. È un piacere vederlo, l'ha detto anche lui, è un piacere vedere un allenatore, ma una persona, non un allenatore, che risponde in 4-5 lingue. Ci sono giornalisti che poi, se te ricordi bene, le ultime conferenze stampa, come ti ricordi anche te, le ultime conferenze stampa con la vecchia gestione, eravamo quattro gatti, ormai eravamo diventati quattro gatti. Non c'era neanche più dialogo, perché non rispondeva più. Invece con questo qui è un piacere parlare, no? Vero Giulia? E allora, Seedorf è riuscito a dare un gioco, non ancora i risultati, perché voglio dire, poi diciamocelo sinceramente, se tu prendi questa penna e vuoi fare uscire il sangue dalla penna non esce, dobbiamo anche guardare il materiale che uno ha, però è riuscito a dare un gioco, una mentalità. Bravo. E lui la prima cosa che ha detto: io quello che voglio dare è un indirizzo di gioco, una nuova mentalità. Lui innanzitutto si è presentato come l'antivirus, se ben ti ricordi, nella sua conferenza. Sì, nella sua prima conferenza. Che chiaramente ha fatto titolare i giornali, ma il cui concetto, secondo me, è stato poi capito nel tempo. Cioè, chiaro, lui non può risolvere tutti i problemi subito, però può dare quelle difese immunitarie, mettiamole così, per combattere contro qualsiasi malanno. Io ritengo che prima ancora del gioco in campo, Seedorf abbia lavorato con i suoi giocatori nello spogliatoio, ha ridato a loro probabilmente il carattere che avevano inevitabilmente perso, la convinzione di poter dimostrare sul campo quello che valevano. Poi se prendiamo la squadra del Milan e la confrontiamo con quelle delle gestioni passate, insomma, in questo momento ci sembra un po' andare a girare il coltello nella piaga. Sappiamo perfettamente, scusami, abbiamo... Giulia, c'è un nostro amico in linea, avvocato Vinci. Paolo, buonasera. Al mio fianco c'è la dottoressa Giulia Polloli, che mi saluti. Ti sta sentendo? Ciao Paolo, sei in diretta. Paolo. Ciao, buonasera. Allora, avvocato Vinci, io volevo esordire questa sera, la saluto a tutti gli ospiti di questa sera, Michael Cuomo, Rigattieri, con molto affetto, era anche lo chef Barbato. Un piacere anche allo chef, a quest'ora è meglio non parlare di quello che gli fanno i chef. Allora, bene, allora avvocato, noi stavamo parlando con Giulia, l'ho interrotta, però c'era la telefonata. Allora, stavamo parlando che
È vero che i risultati non sono migliorati in confronto alla vecchia gestione. Forse sono peggiorati. Ecco, però la mentalità e il gioco del Milan è notevolmente migliorato. Allora, io ho fatto un editoriale oggi molto chiaro. Ho detto sì, che effettivamente i numeri penalizzano ampiamente Fedorf, addirittura financo con un modesto Allegri, modesto come risultati, per carità. E lo pongo in una posizione molto molto difficile, perché un'eventuale eliminazione domani sera, lungi, ci tocchiamo ovviamente ferro immediatamente sopra, un'eliminazione domani sera che sulle carte è molto molto probabile a Vincente Calderon, porterebbe inevitabilmente a portare una somma del tutto così negativa, perché saremmo fuori dalla Coppa Italia con il 22 gennaio la sconfitta con l'Udinese, saremmo fuori dall'ottavo di finale della Champions League sempre con Allegri, e la posizione in campionato sarebbe addirittura peggiorata. Quindi l'importanza, diciamo, non sarebbe una situazione positiva. Però accanto a questo c'è da dire che la squadra ha cambiato mentalità, ha cambiato gioco e forse ha costruito qualcosa per il futuro. Ha costruito qualcosa come sistema, ma non come giocatori, perché sostanzialmente secondo me della squadra titolare almeno 7 undicesimi andrebbero rifatti in questo momento, rivisti. Due elementi fondamentali sono emersi chiaramente in quel di Udine ieri, l'altra sera. Prima di tutto una difesa che in un certo senso non può presentare gente svogliata e disinteressata come Mexes. Mexes è stato semplicemente scandaloso. E i trequartisti cosiddetti, i tre dietro la punta, non possono assolutamente essere questo Onda ancora evanescente. Possono non avere un po' di... È caduta la linea. Sì, perché mi sa che il microfono ha... Possono avere un giocatore come Robinho, che da questo punto di vista, come Mexes, la testa proprio da anni. Pensare, quello che diciamo non è un grande giocatore, era fuori condizione, molto tempo che non giocava, e tutto sommato può essere anche scusato per questo motivo. Accanto a quella difesa in questo modo, con quei tre quartisti davanti, quei tre della punta che non sono stati granché, c'è la somma della sconfitta di Udine, una sconfitta pesante sotto il profilo oggettivo, perché è cumulata le vittorie del giorno dopo del Parma e dell'Inter, rende la distanza non dico siderale ma quasi proibitiva per andare in Europa League. E non sappiamo se questo poi è un vantaggio o uno svantaggio, perché una rifondazione che il Milan merita, secondo me, deve passare necessariamente attraverso le forti caudine dell'eliminazione totale dell'Europa, perché soltanto così vediamo la Roma di quest'anno. A proposito, salutiamo Strutman che per 9 mesi ci lascia dopo la grande fortuna legamento di ieri sera, e ritengo che questa Roma senza l'Europa abbia avuto il tempo e la possibilità di rifondarsi. Non sappiamo, noi ovviamente non tocchiamo ferro, come ho detto poc'anzi, speriamo domani sera di Vincente Calderon di vantare l'inerzia di un ottavo di finale che ci vede penalizzati, però ritengo che domani sera sia uno snodo fondamentale, decisivo nella stagione del Milan. Speriamo di riuscire a ribaltare veramente, arrivare al quarto di finale significherebbe salvare la stagione. Bene, avvocato, grazie, crepi il lupo per domani sera. E... a tutti, un abbraccio a tutti e ai spettatori, anche a voi. E ci vediamo per la conferenza a Milanello. Ciao Paolo. Buonasera, va bene, ciao, 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 ciao. Ok, allora Giulia, stavamo completando la discussione, la disamina, ecco. Allora, come anche l'avvocato Vinci ha detto, il Milan ha ritrovato una mentalità e un gioco, ma i risultati ancora non sono... Latitano. Sì, latitano, brava. Beh, ma stavamo appunto esaminando la qualità delle persone che in questo momento fanno parte della rosa del Milan. Come diceva l'avvocato, ritengo abbia ragione a dire che purtroppo molti non sono i canonici giocatori da Milan. Secondo me Seedorf è riuscito invece a inculcare in loro questa motivazione forte, questo coraggio di scendere in campo e provare a dare tutto. Io i risultati dal punto di vista del gioco li ho visti, i risultati dal punto di vista della partita, dei punti, non ancora, ma sono fiduciosa, cioè quantomeno mi rimane la speranza che qualcosa cambi. Ti fermo solo un secondo. Voi
l'avete seguita tutta, tutta questa stagione, probabilmente lo sapete meglio di me. Io considero sempre due primi tempi. Il primo tempo che abbiamo giocato contro l'Atletico di Madrid, una squadra che al momento del sorteggio a dicembre abbiamo detto tutti non abbiamo una singola chance di passare, e sfido chiunque a dire che sapeva che saremmo passati o che avremmo avuto perlomeno una possibilità di giocarcela, è il primo tempo che Allegri ha giocato ad Amsterdam, e nel dopo partita ha avuto il coraggio di dire abbiamo cercato di limitare l'Ajax. Questo è stato, in quel momento, è stato il punto più basso del quadriennio calcistico di Allegri. Da lì in poi il Milan, non dico che è peggiorato, ma è rimasto sullo stesso livello. Il Milan di adesso è lo stesso Milan, ha gli stessi giocatori, perlomeno prova a giocare a calcio. A Seedorf di più in questo momento, a mio avviso, non gli si poteva chiedere. Ripeto, come ho detto prima, sbaglia? Sì, ha sbagliato. A Udine ha sbagliato il primo cambio, ha sbagliato il secondo, ha sbagliato il terzo cambio per tornare allo stesso modulo di prima. Va bene, perfetto. Bene, abbiamo perso. Non credo sia un grosso problema. Il problema è nei fatti che quando la Juventus fa il primo tiro in porta nella partita di San Siro, al primo tiro in porta hanno rischiato di fare gol, al secondo l'hanno fatto, al terzo l'hanno fatto, al quarto hanno preso un palo. Sono d'accordo, va benissimo quella partita, però nel primo tempo lo sappiamo tutti, doveva finire 2-0 per noi. Va bene, ci abbiamo provato. Lo spirito del Milan, lo spirito dei milanisti è quello: ci proviamo anche se non siamo in grado di farlo, succeda quello che può succedere. Francamente questa polemica su Allegri Seedorf a mio avviso è stucchevole. Diamogli il tempo, è venuto qua con 6 mesi di anticipo, magari non sarà capace, ma lo giudicheremo quando avrà scelto lui i giocatori e avrà scelto lui come impostare la squadra. A mio avviso si comincia da lì, poi... Io concordo. Finisci, Giulia. Okay. No, concordo assolutamente, soprattutto per l'atteggiamento. Cioè, mentre Allegri limitava i danni, Clarence dice proviamo e ci riesce, poi magari non rimane 90 minuti con la stessa intensità. E questo cosa ci deve far capire, però? Che evidentemente che c'è un progetto futuro, perché altrimenti Berlusconi, tutti quelli che dicono che Berlusconi abbandona, non abbandona niente Berlusconi. Questo lo dirà il mercato, no? Anche in questo contesto. Bene, dobbiamo ridare la linea al canale, ripartiamo da Michael. Rieccoci. Allora, Michael, stavamo parlando con te. Allora, puoi completare il tuo discorso? Sì, io volevo dire la mia. Mi aggancio al discorso di Pierre. Ti ricordo una cosa. Là ci sono le belle ragazze. Bene, ok. Mi aggancio al discorso di Pierre, però vado un po' contro la sua tesi. Io penso che... Meno male, Michael, perché sennò sembravamo d'accordo. ma è il bello delle trasmissioni di Gaetano, ci si discute e ci si confronta. Io penso che... Scusami, vi ho mai... Allora, scusami, voglio aprire questa parentesi perché mi ha fatto venire in mente una cosa. Giulia è arrivata e ha detto, allora di che cosa parliamo? Ho detto, Giulia, segui la trasmissione, ti ho detto qualcosa, Giulia? È vero, noi non abbiamo niente di preparato qui, eh? Quando si parla di Milan si focalizza sempre il discorso sugli allenatori. Per me il fallimento della stagione del Milan parte dal gol di Mexès a Siena. Con quel gol Galliani non ha capito tanto cosa volesse fare per la stagione futura, ovvero quella in corso. Berlusconi voleva mandare via Allegri, Galliani voleva tenerlo senza rinnovargli il contratto. Di conseguenza Allegri è partito senza stimoli, non ha gli stimoli l'allenatore, automaticamente una persona senza stimoli non può infonderli nelle menti dei giocatori. Quindi penso che il fallimento del Milan di questa stagione parta proprio dalla società, che non ha avuto le idee chiare, non ha avuto le idee per
per ripartire, perché già l'anno scorso non è stata una stagione brillante. L'anno scorso, diciamocela tutta, gli arbitri hanno fatto loro, gli episodi hanno fatto loro, ci siamo molto aggrappati ai rigori di Balotelli, alle singole giocate di Balotelli. Cioè, il Milan dell'anno scorso ha fatto fatica a raggiungere la Champions League. Quest'anno si doveva ripartire e anche quest'anno non è stato fatto, e anche quest'anno è una stagione fallimentare. E Galliani è uno che ci ha abituato alle statistiche. Anche oggi siamo qui a dire: domani noi saremo al Vicente Calderon, domani noi giocheremo la Champions League, siamo gli unici, siamo decimi in campionato. Ma fa niente, noi domani sera giocheremo e ascolteremo la famosa musichetta. Ok? Quindi Galliani ci ha abituato alle statistiche e io mi aggancio alle statistiche di Galliani. Seedorf in 10 partite ha collezionato 13 punti. Allegri nelle ultime 10 partite ha collezionato 13 punti. Nel calcio italiano, Mazzarri, tengo solo come esempio Mazzarri. Mazzarri dimostra che nel calcio italiano non serve tanto il gioco per ottenere punti. E a questo Milan servono i punti. E però ti ricordo Milan raggiunge i risultati col gioco. Allora ascoltami, ti posso dire, ti voglio solo aprire una parentesi. Allora, ma non perché questa sia una critica verso l'Inter, no, come nella Juve per esempio. Il Milan, tutti i grandi Milan hanno aperto un ciclo che con il bel gioco. L'Inter di Mourinho ha vinto tanto, meritatamente sicuramente, però non ha lasciato un'impronta tattica, un'impronta di gioco. Il Milan di Sacchi l'ha lasciata, il Milan di Capello l'ha lasciata, il Milan di Ancelotti l'ha lasciata. Ecco, nella filosofia del Milan non c'è la vittoria senza attraverso il gioco. Questo è. Sono d'accordo con te, però Galliani nel post partita di Milan-Juve ha detto chiaramente: a sto punto preferisco giocare male e conquistare 3 punti che giocare bene e uscire con 0 punti sia contro l'Atletico Madrid sia contro la Juventus. Quindi io non do tanto, voi vi state troppo focalizzando contro Allegri. A me dispiace, non mi piaceva neanche a me come allenatore, ma penso che non sia totalmente colpa sua. Allora, solo una cosa velocissima. Sarò meno veloce, anzi sarò molto più veloce. Scusami. Allora, volevo sapere che cosa ci avete portato di buono. E adesso vieni chef, vieni. Allora, che cosa ci hai portato? Vieni qua Roberto, vieni qua. È una saluta la gente. Buonasera a tutti. È una costata di manzo con tortillas e ketchup. Come mai questo piatto? Ci tengo a sottolineare che era una costata perché non dura tantissimo. Te lo dico prima perché. Beh, insomma. No, insomma, allora, come stava dicendo appunto Roberto, questa è uno dei piatti tipici importanti, no? Regina di questo ristorante grill, è una griglieria più che altro, quindi ci sono questo tipo di piatti così, stile messicano, poi fanno anche dei fagioli alla messicana che sono molto buoni, è una mia ricetta, quindi garantita. E insomma, questo è un ristorante dove si mangia quelle 4-5 cose, ma fatte veramente. Te lo ridò subito, volevo dire una cosa. Allora, prego. La carne, sì, è per colui che mangia solo carne, del mio staff. Esatto. Le tortillas sono per l'alto interista. Perfetto. E la birra è per il regista. Okay. Però dopo, ci vuole un bicchiere di vino. Adesso, perché se la bevi adesso. Eravamo rimasti. Io allora sottoscrivo, sia chiaro, sottoscrivo quello che ha detto Michael. Anzi,
rincaro la dose. La colpa in questo momento è solo ed esclusivamente della società. Chi legge Milan Night lo sa, noi non siamo assolutamente teneri con la società, anzi, al contrario, si bastona da Silvio Berlusconi perché anche lui ha la sua parte. No, no, noi ha la sua parte di responsabilità, soprattutto per omissione, scendere a Galliani, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente sono d'accordo con te. Io parlavo dell'allenatore perché in questo momento la polemica, cioè, ci dirigiamo sull'attualità. Sul resto hai ragione, avere due amministratori delegati è una follia, avere quattro portieri è una follia, avere un allenatore come dici tu che inizia la stagione senza sapere cosa sarà nella stagione successiva, andrà in nazionale, doveva andare alla Roma, doveva andare al Napoli, è una follia. Cedere Ibrahimovic è una follia, cedere Thiago Silva è una follia. In questo momento la dirigenza del Milan non ha la più pallida idea di quello che sta facendo. Io parlavo degli allenatori perché in questo momento la polemica è meglio uno e meglio l'altro. Giustamente tu dici forse è meglio forse è meglio vincere e giocare male. Può essere, non lo so. Se l'ha detto Galliani, io sono contrario. Comunque preferisco giocare bene e perdere, sicuro come loro. Sì, sono d'accordo con te ovviamente perché io sono veramente contento dell'entrata in società di Barbara Berlusconi perché bravo, Barbara Berlusconi bravo, è un'imprenditrice giovane, bravo. Ha una mentalità giovane. Michael, perdonami, un'altra cosa importante, lui sta dicendo una cosa importante, io non so se essere contento o meno, un'altra a cui però diamo del tempo perché non si può esprimere un giudizio adesso su una che da 3 mesi, poverina, è arrivata a essere amministratore delegato del Milan. Glielo vogliamo dare un attimo di tempo? Io non so se sarà brava o non sarà brava. Non ho la sfera di cristallo, non posso leggere il futuro. Al momento risulta che 3 cose ha fatto. Una ha cacciato l'allenatore, una ha cacciato Braida e la terza ha provato a cacciare Galliani e non è detto che non ci sia riuscita. Quindi attenzione a dire Barbara Berlusconi non è adeguata. Vediamo, può essere che sia brava, può essere che non lo sia, però se non gli diamo del tempo non lo scopriremo mai. Io non sarei contrario. Hai sentito che ha detto? Domani vinciamo, ma... ma io no, io quando è uscito il sorteggio, diciamo, e ho scoperto che avessimo giocato contro l'Atletico Madrid, che avremmo giocato contro l'Atletico Madrid, ero contento. Hai visto un ragazzo di 18 anni che sbaglia, si corregge sulla grammatica. Non dovrebbe essere un optional visto il lavoro che si è scelto. Bravo! No, ma voglio dire, ce ne sono tanti che si dice a Napoli tirano fuori certe scirple. Vai. Che avremmo giocato contro l'Atletico Madrid, io ero felice. Ero felice perché abbiamo evitato palcoscenici molto più caldi come il Santiago Bernabeu, come il Camp Nou, che però abbiamo già affrontato nei gironi. Abbiamo già dato, diciamo, contro abbiamo evitato l'Old Trafford, l'Allianz Arena. Dicevo, sono contento dell'entrata in società di Barbara Berlusconi. Barbara Berlusconi ha già fatto delle cose importanti perché si è messa, diciamo, al pari dei tifosi. Mi ricordo una scena di Barbara Berlusconi a Milanello che esce dal centro sportivo e si intrattiene con i tifosi, come a voler prendere per mano i tifosi e ascoltare la loro opinione e grazie alla loro opinione porre delle basi per questo progetto che inevitabilmente sarà comandato da lei. Bene. Dobbiamo fare una domanda a lei. Questa discussione potrebbe andare avanti per tantissimo. Com'è? Sono impazzito sul verbo. Sto ancora pensando al verbo. Avevi pensato una frase diversa. Esatto, ecco. Sono un po' teso dalla telecamera. Calmati, vabbè, è normale. Allora, bravo Michael. Volevo chiedere una cosa a te, Giulia. Come si adegua una donna a dirigere degli uomini, secondo te? Come la vede Barbara? La mattina arriva in sede e dà delle disposizioni. La vedi La donna è nata per comandare gli uomini.
A casa perché tua moglie ti ha chiamato. Bravo, esatto. Era chiaramente una lo sai che faceva? Lo sai quando però... andavamo in diretta, sai che cosa faceva? No. Questo qua. Allora ogni tanto io facevo la battutina. Ragazza, e salutavo mia moglie. Ecco, bravo. Sì, si giustificava con la moglie. Vai. Ma no, secondo me bisogna uscire da questo sessismo, da queste distinzioni di genere. Se una persona come persona è valida, che sia uomo, che sia donna, ha lo stesso tipo di caratteristiche. Io ad esempio sono contraria alle quote rosa, perché la ritengo non una ghettizzazione. Esatto, perché brava. Se una donna merita, punto. Anche se è donna, è vero, ma il calcio è un ambiente prettamente maschile. Allora, ti faccio lasciare un siparietto tra te e lo chef, perché poi dopo dobbiamo chiudere. E allora, dato che io sono per l'equità, abbiamo fatto il giro tre volte, manchi te, adesso un siparietto tra te e... Solo una cosa velocissima, Rita Levi Montalcini non aveva bisogno delle quote rosa. Esatto. Eh? No, pensavo che volevi dire a tua moglie che eri qua. No? Vorrei dire a sua moglie che lui è qua. e alle sue figlie pure. E anche alle figlie, ovviamente. No, guarda, sono assolutamente d'accordo. Le quote rosa sono un modo per dover dire per forza stiamo facendo qualcosa. Allora, tutto quello che viene fatto per forza, dal mio punto di vista, è forzato, in quanto tale sbagliato. Potrei fare degli esempi, come diceva giustamente Rita Levi di Montalcini, potrei parlare della Margherita Hack, ce ne sono di donne di valore. Il problema è che a volte vengono messe delle donne che non hanno quel valore in certi posti per andare, forse viene fatto apposta, per andare a screditare. Per andare controcorrente. Assolutamente. Per far vedere noi siamo bravi perché mettiamo una donna. Esatto. No, ma la donna, mi dispiace, non ha bisogno che l'uomo le dia questa possibilità. Assolutamente, non ha assolutamente bisogno della donna di questa possibilità. Io lavoro nel calcio. Barbara Berlusconi... Mi è piaciuta come è entrata a gamba tesa, però mi è piaciuta perché comunque da un grande periodo di vittorie poi alla fine finalmente ha portato, cioè perlomeno ha fatto capire vogliamo dei risultati. Questo per me è stato buono, importante. Beh. Io la prima puntata del Calcio è Servito ho detto una frase che ripeto ancora oggi: il Milan ha l'obbligo morale di essere perlomeno a livello di se stesso. Il Milan è stato negli ultimi anni una delle squadre più importanti del mondo. Essere sotto per noi non ha nessun senso. Al momento non possiamo giudicare il lavoro di Barbara Berlusconi. Le facciamo gli auguri e cerchiamo di fare la stessa cosa, per esempio, con Clarence Seedorf. Auguri a tutti quanti. Giulia, hai dato, però ti volevo chiedere una cosa. Sì. Da portiere. Sì. Era troppo avanti Abbiati contro... Di quale partita stiamo parlando? La Juventus, sul tiro di Tevez. Rispetto al tiro, sì, adesso non ricordo quando sia uscito e in quella posizione. È chiaro, da lì non poteva fare niente. Cioè, non ci si può aspettare che si voli in un doppio salto il mortale. Sai che io, no, ma sai che io ho guardato bene quel tiro... Non ci è arrivato per un paio di millimetri, chissà, no, un passettino più dietro. E probabilmente sarebbe stato magari più facilitato, ma secondo me non era, era un tiro imprendibile. Tipo il gol di Asamoah. Come fai? Complimenti a Tevez, sicuramente. A Balotelli quando l'ha fatto, a Ibrahimovic quando lancia quelle sassate. Cioè poi da portiere ti voglio chiedere una cosa, aspetta, perché apro una polemica. Apro una parola perché poi dobbiamo chiudere perché ci fai gestacci, Chicco, vedi? Ci fai gestacci. Allora, ti volevo chiedere una cosa. Perin o Scuffè? Anche se Perin ha già detto che non si sente pronto per una grande. Scuffè ha detto che lui è pronto. Come Perin, lo vedi? Perin, allora. Perin perché non si sente pronto. E non lo facciamo venire allora? Perché non vuole venire ancora. Vuole stare altri 2 anni al Genoa. Beh, ma non credo deciderà proprio lui. Dici? Allora Perin? Non Scuffè? Io Perin tutta la vita. Ma è Perin, no?
Sì, però Scuffet, perché credo si pronuncia Scuffet. Io l'ho francesizzato. Esatto. Bottega dei Pozzo, quindi il prezzo è altissimo. Perin sembra che il Milan abbia mezza opzione. Il vantaggio è che, come dicevamo prima, da qualche tempo Abbiati sta lanciando dei messaggi alla società dicendo: ragazzi, io vorrei smettere, mi offro anche come secondo. Sarebbe forse l'anno giusto per prendere Perin e utilizzare Abbiati come secondo, come persona che gli insegni. Lo so, però Agazzi non è... già, per contratto, però Agazzi non è un ragazzo, Agazzi va per i 30, quindi a questo punto... Sì, vero, sì, gran parata. Vero. Allora, adesso, Giulia, noi salutiamo, adesso facciamo fare i saluti a perché noi, la par condicio, conducevo tanti anni fa un programma che si chiamava Opinioni Parallele. C'era il regista che con il cronometro in mano dava gli stessi tempi sia ad una parte politica che ad un'altra. Adesso questa sera ho fatto lo stesso. Allora faccio salutare e chiudere la trasmissione. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Deve fare un saluto... Scusatemi, vai. Allora io voglio salutare i miei ragazzi dello Stresa Calcio che dalla prima giornata sono in testa al campionato, mi stanno dando proprio tantissime... come il Milan come il Milan dei bei tempi Beh. Mi stanno dando grandissime soddisfazioni e quindi forza Blues. Ma avete notato, vuoi far vedere la mano? Lo sai, allo stadio li faceva vedere e diceva che doveva in onore di Clarence di Clarence. Ok, allora chiudiamo con il nostro amico Michael e col nostro show. Grazie per essere stati con noi, ringrazio il direttore per avermi invitato alla trasmissione e saluto i miei amici, soprattutto quelli del sud, i parenti che sicuro mi staranno seguendo e alla prossima, se ci sarà una prossima. Io ringrazio ancora una volta il direttore per questa opportunità che sta dando di poter fare questa trasmissione e di poter presentare alcune delle mie ricette, alcune dei piatti che riguardano anche e riguarderanno sempre di più la nostra salute. Baci e abbracci, ci vediamo alla prossima. Ah, vorrei salutare e ringraziare anche il mio caro amico Gino, che è il proprietario del ristorante Il Texas. E vi invito a venire qua, siamo qua in zona Fiera, la nuova Expo 2015 Milano, quindi il locale è in una zona particolare, quindi da tutta Italia, quando venite qua a Milano, ricordatevi di questo posto, andrete assolutamente a casa contenti. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.